Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete visto dal titolo, oggi proverò per voi questa coppia di avvitatori di cui uno è di Impulsive, probabilmente tra i più economici che ci sono sul mercato. E vedremo se ne vale la pena acquistarli oppure no. Qui abbiamo il nostro bel pacco e quindi, come di consueto, andiamo ad aprirlo. Ed eccoli qua, la ditta che li produce è la TechPo e andiamo a vedere cosa contiene la confezione. Una cosa che mi ha colpito di questi trapani sicuramente è che mi ha incuriosito molto il fatto che quello di Impulsi costasse così poco. Noi sappiamo che gli avvitatori ad Impulsi, anche quelli di fascia media, comunque hanno un costo abbastanza elevato. Se andate a vedere nel link che vi metto in descrizione, questo ha un costo ridicolo. Andiamo a vedere allora, qui abbiamo l'avvitatore 18 volt. Una cosa che vado sempre io a controllare è che non ci siano giochi nel mandrino, perché altrimenti un avvitatore con un gioco nel mandrino è un avvitatore che si può anche buttare, perché se dovete fare un foro ovale o avvitare una vite con il mandrino che sbarella a destra e a sinistra non ha senso. E questo, quantomeno adesso appena uscito dalla confezione, sembra ben saldo e preciso. Vediamo che ha una torsione massima di 60 Nm, 18 volt e arriva fino a 1700 giri per minuto. Abbiamo la valigetta. Contiene anche un accessorio flessibile e c'è anche la sua valigettina con gli inserti, che devo dire è anche una buona fornitura considerando il prezzo con il quale viene venduto. Sono i classici inserti, un adattatore per le bussole e qua dietro abbiamo anche una serie di punte. Ovviamente adesso bisogna vedere nel tempo quanto durano, non saranno di altissima qualità, però sono comunque un tot di inserti che vengono dati in dotazione. Ci sono ovviamente le istruzioni e la garanzia. Qui abbiamo il caricabatterie e i due ganci per le fibbie. Caricabatterie me lo aspettavo un po' più piccolino e lievemente ingombrante, però l'importante appunto è che funzioni. Qui possiamo vedere le specifiche e per ultimo, ma non ultimo, abbiamo appunto il pezzo grosso di questa confezione, l'avvitatore ad Impulsi 18 volt. Anche questo va da 0 a 2900 giri per minuto e arriva a 180 Nm massimi, e devo dire che non sembra affatto male. Rispetto all'avvitatore è lievemente più pesante, ma proprio di poco si percepisce un po' di più il peso. E l'ultimo contenuto nella scatola ovviamente sono le due batterie. Batterie da 18 volt a 2 A ora. Ovviamente 2 A sono un po' piccoline, nel senso che sicuramente non dureranno tanto come carica. Però ne abbiamo due e quindi se usiamo più un avvitatore rispetto all'altro, ovviamente abbiamo quella di riserva. Oltretutto il caricabatterie ricarica in 30 minuti. Quindi sicuramente non è un disagio così grosso il fatto che siano da 2 A. Ovviamente se si usano molto potrebbe essere un'idea quella di prendere o una batteria aggiuntiva o comunque una batteria con un amperaggio maggiore. Quindi possiamo vedere tutto quello che è incluso nella confezione. Andiamo a mettere le batterie. Vediamo che sulla batteria, agendo su questo pulsantino, possiamo vedere anche il livello di carica. Vediamo che sono 2 tacche su 3. Abbiamo questo LED posto sulla base dell'avvitatore, che quando noi azioniamo l'avvitatore lui si accende e resta acceso ancora per qualche secondo quando abbiamo smesso di usarlo, dopodiché si spegne in automatico. E questa è una cosa secondo me abbastanza comoda. Non so quanto sia comodo il fatto che sia posizionato così in basso, però questo possiamo vederlo solo utilizzandolo. Mi piace abbastanza il fatto che l'avvitatore abbia il guscio del mandrino comunque tutto in metallo. È verniciato e quindi non so quanto durerà questa verniciatura, però in metallo piuttosto che in plastica mi dà un'impressione di maggiore solidità. Se vedete ricorda un po' quello del Milwaukee, ovviamente questa è la serie vecchia, nella serie un po' più nuova sembra proprio identico a questo tipo di mandrino. Sull'avvitatore abbiamo due ghiere, una che ci va a passare da foratura, avvitatore e trapano a percussione, quindi possiamo vedere che più completezza di così non si può. E poi abbiamo la frizione che va da 1 a 21. Ovviamente prima e seconda velocità.
Il design non mi sembra affatto male, il fatto che poi sia prevalentemente di colori scuri aiuta anche a non farlo sembrare ultravissuto fin da subito, perché per dire quelli con colorazioni chiare ovviamente se lo usiamo con le mani sporche sappiamo come diventano nel giro di pochissimo tempo. È tutto gommato, anche la batteria sotto ha una parte, un rivestimento tutto in gomma che sicuramente l'aiuta anche a proteggere il tutto dagli urti. Anche l'impugnatura è tutta gommata e è agevole appunto nell'utilizzo. Passiamo ora all'avvitatore ad impulsi. Su questo ritroviamo bene o male le stesse caratteristiche del suo fratello che vediamo lì sul banco. Ovviamente quello che è la sua forza non la vediamo a livello estetico, ma la dovremo andare a provare sul campo. Per prima cosa direi di mettere questa vite da 7 cm in questo tacco di pallet, utilizzando l'avvitatore, ovviamente senza preforo. E direi che non c'è nessun tipo di problema. È entrata la frizione semplicemente perché non l'avevo impostata io correttamente. Ora direi di dedicarci all'omino ad impulsi. Cosa ne dite se esageriamo? Qui siamo oltre i 12 cm e questo deve essere un volume dell'8. Chiave a bussola del 13, adattatore. Andiamo a bloccare l'inserto. E vediamo cosa succede. Signori, una potenza devastante, devo dire. Qui abbiamo finito il filetto e abbiamo finito anche il pallet. Sono arrivato alla morsa praticamente. Possiamo vedere che una di queste arriva praticamente in fondo, quindi provando a sforzare, ecco cosa è successo. Si è spezzata la vite, signori. Vi lascio intuire come sia bella bollente. Infatti la sto tenendo dalla testa, ma adesso l'appoggio. C'è da dire che la forza non gli manca assolutamente. Sicuramente è un attrezzo da utilizzare con cautela, perché se andate a forzare troppo su un qualcosa che vi serve, poi dopo potrebbe succedere qualcosa del genere. Diciamo che un forellino andrebbe fatto prima. Quindi sicuramente la forza non gli manca. Una cosa, se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, è appunto che sarebbe stato carino poter impostare questa forza, cioè poter scegliere appunto quanti NM far sviluppare all'avvitatore. Però ovviamente mi rendo conto che con un prezzo così basso proprio inserire tutto non era fattibile. Sicuramente con questo, se vogliamo andare a avvitare viti nel legno di tutti gli spessori che vogliamo, non abbiamo nessun problema. Ovviamente una domanda che potreste farmi è: ma ce la farà a svitare i dadi dalla ruota della macchina? È domanda legittima, la macchina è qui, l'adattatore ce l'abbiamo qui, non ci resta che provare. Come possiamo vedere, senza nessun problema li ha svitati. Una cosa che però ovviamente mi sento di consigliare è svitarli sì, ma non avvitateli con questo, sicuramente non fino in fondo, perché altrimenti li facciamo fare la fine della vite di prima. E se succede in una colonnetta di queste qui, non è un grande affare. Sennò poi facciamo come certi gommisti, che loro tirano come dei dannati e dopo, quando noi siamo a casa che dobbiamo allentare i dadi per fare magari il cambio gomme o vogliamo farlo noi, dobbiamo sudare come dei maledetti e rischiare anche di spezzare una colonnetta, appunto perché loro hanno esagerato nello stringere i bulloni. La cosa migliore è sempre stringere a mano o con una chiave dinamometrica.
Ok, direi che possiamo fare una prova di foratura con una punta per legno del 10. Andiamo sempre nel nostro amato tacco di pallet. Spostiamo il selettore appunto sulla funzione di trapano, velocità 2. E come era ovvio che fosse, nessun problema anche in questa operazione. Bene ragazzi, io non so se c'è altro da dire. Penso di avervi detto tutto, di aver fatto i test adeguati. Si potrebbero fare sicuramente altri test. Se vi interessano, chiedetemi nei commenti e non esiterò ad accontentarvi. Ovviamente, quello che gli avvitatori promettono, mi sento di dire che lo mantengono in pieno. E ho qui la vite di prima a confermarlo. Niente, cosa dirvi di più? In descrizione trovate il link per l'acquisto se vi interessa. Personalmente, a livello di prestazioni, mi sento sicuramente di consigliarlo. Per quanto riguarda invece la durabilità dei componenti, questo bisognerà semplicemente aspettare e vedere. Ovviamente anche per questo vi farò sapere a tempo debito.